Sono Rocco Bras nel cespuglio, nel cespuglio, nel cespuglio. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Poggers, crew made pub. Poggers. Di solito nella prima partita ero sempre impostore, sempre. Però adesso, ragazzi, adesso ok, dovrebbe essere safe. Ok, mi sa che è partita già la luce. Non so che non ho... Ah, rimpiccolisco la cam, scusatemi, scusatemi. Un po' troppo piccola. Ivan mi segue? Felpa gialla non è... Ivan, cosa c'è Ivan? C'è uno in elettrica, due in security. Qualcuno è morto in security, perché non sono alle videocamere, non sono alle videocamere, non ci sono le videocamere. Mr. Beast sta arrivando da security. Ah, ok, le videocamere sono accese. Non è morto nessuno in security, c'è solo e Vanessa. Oh, mi ammazzano, mi ammazzano, mi ammazzano, mi ammazzano. Mi ammazzano. Soul è in medical, è entrato in medical. Soul è entrato in medical. Ora se Soul non è più in medical, è lui. È lui, è Soul. È Soul, è Soul, è Soul, è Soul. Chi è morto? Pronto? Soul. Addio, allora, Soul. Ho trovato il corpo di Soul tutto in alto a destra. Stavo arrivando da ossigeno. Non ero proprio entrato a ossigeno, cioè ero di fianco. Sono entrato dal corridoio e giù c'era, che ho incontrato, che però non credo arrivasse da su, felpa gialla. Può essere, mi confermi che eri lì in... La felpa gialla stava giù a fare lo scudo e poi è andato in comunicazione giù. Stava con me? No, chi era che era con me tutto a destra dove, dove ci sono... Ma non mi ricordo ancora i nomi. Child, dici? Però no. Ti stai imbarcugliandola. Tommy è buono e Gischianto è buono. Ho solo questo anche da dire. È anche buono. Cioè, più che altro siamo stati insieme in Ivan mi sembra... Manca per facciarla. Ivan mi sembra buono, non ne sono sicuro, ma mi sembra buono, Ivan. Sei buono basandosi su cosa, scusate? Mi Calma. Sembra, ho detto, mi sembra. Ok, io sono... Perché sono buono, Barbara? Perché eravamo in elettrica insieme e potevi ammazzarmi. Tra l'altro è punto in elettrica dove tutti muoiono. Allora... Tiz, dove hai trovato Soul? L'ho trovato in alto a destra, tutto in alto a destra, dove c'è il divano, tipo la poltrona. Meteoriti? Ah. Sì, a meteoriti. Sì, esatto, a meteoriti. Io ho passato un po' di tempo insieme a Gischianto, penso che potevo uccidermi. Io ero da solo. Ho visto, ero con Soul, pensavo fosse lui l'assassino perché era entrato però in medico. Posso dire che prima di trovare il cadavere sono stato in la stanza dei comandi a destra e ho visto Vanessa. Esatto, io per navigation ho visto te. Però io sono arrivato da sotto e quindi non ho visto Mister niente. Mister Beast non parla, che dice Mr. Beast? No, beh, detto lui? Cosa prima. Vota Mr. Beast. Ma non parla. Ah, io l'ho skippato perché... Ma chi è che ha detto invece all'inizio, qualcuno ha detto Omi e qualcun altro sono buoni? Chi è? Io l'ho detto. Basandosi io, su... Io sono stato all'inizio parecchio con Omi e ha fatto un paio di task, siamo stati soli e... Mi avrebbe voluto allora, uccidere tranquillo. Secondo me qualcuno che ha ucciso ed è andato in caffetteria. Non mi sembra buono, Ivan. 2 più 2 su Mr. Beast che non ha parlato, non ha detto un cazzo. Non mi sembra molto buono, Ivan. Però ragazzi, ok, dobbiamo uccidere. Sì, buonanotte. Dobbiamo... Grazie, Luca. Allora, fortunatamente Gischianto non può neanche sniperare la live.
Ci sono gli in admin, security electrical. In O2 non c'è più nessuno. Tre in caffetteria. C'è una alle videocamere che non guarda le videocamere. Perché ci sono tre in caffetteria? Ok, non vado all'ossigeno. Non mi interessa dell'ossigeno. Orco, Giuda, è morto qualcuno. In telecamere, Mr. Beast. Ok, Mr. Beast era in telecamere e l'ho lasciato in telecamere ed è stato ucciso. Lì nei paraggi ivi c'era felpa gialla, però sì, naturalmente potrebbe anche non aver fatto nulla. Io ho visto, stavo scendendo giù al motore. Ragazzi, basso eravate sinistra in quattro, perché io ero in admin e c'erano due alle videocamere, allora, e due ai reattori. No, sono passato anch'io, ho visto Hank. Omi, poi sono scendendo giù. Tu non eri con me in caffetteria? C'era anche Tizio. Sì, però, ma poco dopo, io vedevo in admin. Ok, quando tu... Allora, io ero in caffetteria, ho beccato Omi che stava andando verso sinistra, e se arrivava da admin sono abbastanza sicuro che non è lui. Io si sa che non sono io a uccidere perché non ero lì, però il tuo difendermi non cioè, nessuno mi stava accusando, perché mi stai difendendo? Tiz, insieme a me c'eri anche te e Hank, che eravamo... Non è che sei Omi e Tiz, o you? Io voto Tiz. No, Omi è buono. Già da prima, Tiz non ha detto che era lì, è stato l'unico, mentre c'era Gischianto, felpa gialla. Omi, scusami, Hank, allora è un morto. Hank penso mi abbia visto. Ma scusate, ragazzi, ma perché Omi non dici che eri con me in caffetteria? E io realmente non ti ho visto. Però eri di fianco a me. Non l'ho visto perché magari non sto guardando. Non sto dicendo che non è vero. No, perché allora inizio a pensare che sei tu. Scusami, se sono in caffetteria Omi è buono. Ragazzi, certo, magari era buono sto round. Io vi sto dicendo che ero in caffetteria con lui. Lui era di fianco a me. È impossibile che non mi ha visto. Ma scusa, quello che il primo round era buono. Non ti ho visto per sbaglio. Perché allora, ok. Allora, non sto dicendo che stai mentendo. Arrivato, non sto dicendo che stai mentendo. Io quello che so è che c'erano prima Hank in telecamere, felpa gialla nella stanza. Infatti io voterei qualcuno, anche Hank non me la racconta giusto. Raga, quelli che erano lì vicino sono sospetti. No, Hank è buono. Subito di Mr. Beast. A chi votiamo, ragazzi? Chi? Possiamo fare 2 più 2? Felpa gialla. 2 più 2, Hank, voglio... Faccio un 2 più 2 su Tiz, così, per ridere. No. Molto... un team veramente... Mi puzza questo 2 più 2 di Hank, ragazzi. Ah, ma non abbiamo messo... non abbiamo messo le cose segrete. Non abbiamo messo le cose segrete, cazzo. Grazie Cristian. Anche Barbarona. Sì. Oh, morto bello. Ivan, ma giù. Okay. È morto Ivan. Okay. Allora, vi dico solo questo: Hank e Barbarona mi inseguivano. posso confermare che stavate correndo tutti verso sinistra? Io mi fido del fatto che Andrea sia buono. Sto in sua compagnia. Anch'io. No, in realtà io stavo seguendo Hank perché so che è buono. Poi lui si è messo a inseguire Omi, quindi era tipo... Perché ridi, Barbarona? Perché è divertente. Posso chiederti una cosa, Gischianto? Come mai sei entrato velocemente in elettrica e poi sei riuscito così, quando invece tutti correvano? Ah, perché ho finito le task, voglio, che devo fare? Cioè... Anche ho finito le task. Ah. Stavo controllando se stavo qui. Ma stavano scappando tutti. Grazie da lì. Filippo. Vabbè, stavamo io tutti lì per il pagiano. Okay. Sì. Quindi... Ti volevo uccidere, ti uccidevo. Ragazzi, ma si vede se è un impostore che elimini?
Sì, sì. Secondo me Hank guagliò. Non è non sono io, sono il culo tutto il tempo perché ho finito i task, non ho niente da fare. Ma perché mi insegui? Perché mi insegui? Ho pure girato tutto il tavolo e mi hai seguito tutto il tavolo con Barbara che girava. Che cazzo vi inseguite? Di solito si deve aver paura di qualcuno, no? Io non ho sentito parlare Vanessa. Ragazzi, io stavo andando a fare la cosa all'elettrica. Mi hanno visto, c'era Barbara. Però io come esatto, ma Vanessa un po' strana in caffetteria. Tiz, dove è morto Ivan? No, Ivan non è stato trovato il cadavere. Ha solo attivato l'allarme. Ah, okay. Hai chiamato tu l'allarme? Che cazzo dici? No, no, mi ricordo quello vecchio, sbagliato. Oh, hai chiamato tu. Comunque, io penso che Omi stia trollando, tra l'altro, perché io ero con lui, eravamo da soli, potevamo ucciderci a vicenda, non l'abbiamo fatto. Barbara, che hai votato? Ho votato per sicurezza, perché Omi ha votato Hank prima che venga buttato a caso. Ma quello è Andrea giocare. Che gioca a caso, io schifo. Hank, giù, Omi butta a caso. Non possiamo schippare, c'è qualcuno deve volare fuori. Hank, voglio Hank. Ma che possiamo schippare? Possiamo schippare allegramente. A me non mi rassicura. Lo sappiamo. Cazzo, giù, no. Senza problemi, non... Ciao, come sa? Grazie di Z. Ora che faccio le tasche, forse abbiamo vinto. Non mi... cazzo. Fammi fare le task. Grazie Andreone. Barbarona, Hank, Geschianto, Tiz. Oh, grazie Nico. Olaico, grazie mille bro. Grazie mille per la sub. Grazie mille per aver regalato 5 sub. Tiz è sicuramente un impostore. Anche dov'è Hank? Ok, forse vinciamo. Se non mi uccide qualcuno prima, vinciamo. Non mi ha visto nessuno. Abbiamo vinto. Grazie a me. Abbiamo vinto. Quindi erano Vanessa. Era Vanessa io. Sì, era un posto difficilissimo la solita. Chi era Vanessa? Difficilissimo. Vanessa è Tiz. Avevo ucciso Omi, stavo per reportare ed è finita la partita. Ma no, io ero vivo. No, t'ho ucciso. Abbiamo vinto per 3 secondi, Tiz. 3 secondi. No, era da solo Omi. Era un fantasma. Non era Omi, mi sa che era tipo. No, no, ma. Allora è stato un bug. Ma Vanessa, io lo sapevo che. Tiz. Lo sapevo, I knew it. Wow, comunismo. Comunisti. E qua si vede i campioni all'opera. Si vede i campioni all'opera. Mr. Beast è fermo. Ivan, vediamo quanto è, ma credo sia buono. Grazie, Rodi. E sono 24, anzi 12, non 9. Diviso 3. Bel taglio di capelli. Ok, io seguo Ivan. Ok, Mr. Beast, stanno salendo. Mr. Beast è un giallo, stanno salendo. Mr. Beast è un giallo, stavano salendo. Pure un corpo io, no. Allora, sono Mr. Beast e Felpa Gialla. Così.
Allora, la luce era spenta. Scusami, ma come fai a dire questa roba qua? Vi ho visto che io confermo. Ma era spenta la luce, ragazzi. Ho trovato. Allora, praticamente stavo scendendo sotto gli shield, stavo girando a sinistra e vanno via le luci. E ho visto Mr. Beast sicuramente. Poi uno giallo, quindi felpa gialla, perché mi sono ricordato il colore, non il nome, perché non l'ho letto. Che salivano insieme. Uno è morto proprio 3 secondi dopo nel corridoio dove sono passati loro. Ok? Ma se io stavo scendendo insieme a voi. No, non è vero. Non è vero. Andrea, dov'era il corpo primo? Nella botola del corridoio a destra, lì vicino. Ho visto il report, non ho visto il corpo. Allora, io ti posso dire che ero già in shield, tu sei arrivato dopo. Non eri in shield. No, io sì, perché la luce era spenta, come fai a dire che mi hai visto? Ma o eri in shield o eri a fissare le luci? Pasture, cosa vuol dire? No, si vede, erano tutte spente. Ma poi infatti, c'era. Io ho visto solo il tuo colore passarmi accanto. Ma cazzo, ragazzi, è strano che voi non mi abbiate visto, perché comunque la luce è spenta, ma se mi passate addosso si vedono. Io ti ho visto, ma io stavo andando in shield. Era arrivato prima di te. Felpa gialla puzzino. Felpa gialla e Mr. Beast. Votate prima felpa gialla e poi Mr. Beast. No, ragazzi. Mr. Beast non lo so. Felpa gialla, ragazzi. Chi non ha parlato, ragazzi? Non si può giocare così. Ma perché? State buoni. È lui. Ma no, ma lui. È lui. Anche il maestro l'ha visto. Anche io lo posso dire una cosa, per favore? Ma gli altri non parlano. Scusami, ma cosa se lui è sicuro. Non posso dire una cosa, vabbè. Ragazzi, ma è una scelta sbagliata. Cioè, prima abbiamo fatto un'ottima partita, ora no. Parla tu, Hank. Nel momento in cui sono andate via le luci, io stavo andando a sinistra, davanti a me c'era Vanessa e io ero nel corridoio là sotto. Quindi ci sono altre informazioni. Io non capisco perché dobbiamo fare i medievali del cazzo. Va bene. Andata così. Vabbè, vediamo, io l'ho visti. Cazzo, è il mio cane quello. Io qualcuno ho visto, ragazzi, qualcuno ho visto. Grazie, Cinebalbo. Non credo sia Hank. Qualcuno ho visto. Admin, siamo in 3. Uno in elettrica. Se va direttamente. C'è uno in elettrica. C'è uno in elettrica. Ah, che è andato via. È in storage, ok. Ok, dovrebbe essere morto. Dov'è? È un altro. È molto felpa gialla. Allora, felpa gialla, ok. Felpa gialla l'abbiamo iniettato noi prima. Ah, ok. Ok, dove eravate? Io stavo fissando insieme a voi la cosa, sono venuto con voi. Appena si sono spente le. Sono stato sempre vicino a te. Visto, perché mi seguivi in tutti i modi? Voglio, sono scattata come una pazza. Voglio restare vicino a qualcuno, così non mi nominate a caso. Che sono. Non mi sembra un buon motivo. Ragazzi, dove ho trovato il corpo? Perché quando si sono spente le luci, io ero più vicino a Mr. Beast. No, Mr. devi dirmi tu dove eri. Io ero in admin. E io me ne sono. Appena si sono spente le luci, ti ho lasciato là. Ho seguito Omi e gli altri. Allora, io sono uscito. Siccome eravamo in 4 in admin, quando si sono spente le luci, sono uscito. E poi sono ritornato perché il corridoio è stretto e riuscivo anche al buio a vedervi. E tu eri forse l'ultimo che è uscito, in realtà. Io speravo che tu mi uccidessi, così gli altri sapevano che eri tu. Non l'hai fatto. No, è perché allora io stavo facendo la task della carta. Infatti aspettavo che Omi, Hank o qualcuno di lì si mettesse vicino a me per proteggermi e guardarmi. Sia da Mr. Beast. Guardie svizzere. È Mr. Beast che sa che non ci sono le task visive. Dai, andiamo.
Ma mica la carta è una task visibile. La carta non è mai stata una task visibile. Ah, allora, la spazzatura. Allora, ok, scusami, ti ho votato per sbaglio. Non votatemi sempre. No, io allora, io voglio dire che ho trovato. No. Gennaro, dov'è che eri te? Io? Sì. Sto facendo la task elettrica. Ok, ragazzi, posso dirvi una cosa? Posso dirvi una cosa? Votate tutti al 100% Gennaro. Ho avuto i sospetti su di lui, è l'unico che dalle luci è andato su. Ma no, però Omi no. Ma cosa sta succedendo? Sì, sì, votate Gennaro, ragazzi, ragazzi, Omi e Vanessa mi hanno votato. No, ragazzi, allora schippiamo oppure. Io ero, ragazzi, sto facendo un errore. Io schippo perché ero da solo in elettrica, con Gischianto, non mi ha ucciso. Aveva la botola di fianco. No, se non abbiamo vinto, Andrea, io voto solo più te per tutto il resto della partita. Mami, guarda che stai facendo un casino assurdo. Non sto capendo nulla in questa partita. Non sto capendo nulla. Ecco, abbiamo perso. No, Gennaro era un assassino. Ve lo dico io, ve lo dice uno serio. Ve lo dice uno serio. Che può sbagliare qualcosa, eh? Forse ho fatto i miei errori, ma Gennaro. Vabbè, dedica a Dio. Votiamo Andrea, per favore. Madonna, vabbè, vuoi giocare così, anche? Vuoi giocare così? Ne hai attacchi due col 100% di sicurezza e siamo ancora qua. Gennaro è sicuro. Quindi... Felpa gialla, forse può essere sicuro. Che ne sai, Hank? Vuoi eliminare un altro perché così è meglio per io te? Io sono sicuro che non entrambi sono gli impostori, altrimenti non saremmo qui. Hai guidato tutti i meeting, perciò il mio sospetto è su di te. Va bene, ok, allora perdete, dai. Perdete, vai, votate. Ma io sto, io sto cercando di stare sempre vicino a qualcuno, quindi come cazzo le faccio le cose? Votatemi, ragazzi, allora è chiaro che Omi sta lavorando per voi. Però ragazzi, così non è giocare seriamente. Secondo me Omi sta trollando e basta. Non è lui, sono sicuro che non è lui. Non sto trollando. Sto ultimando le mie task perché io i primi round cerco di capire. Allora, Andre, scusami, ascoltami. Tu hai detto che erano Felpa Gialla e Mr. Beast. Abbiamo buttato fuori Felpa Gialla. Poi hai detto Gischianto, abbiamo buttato fuori Gischianto. Allora, su una delle due volte ti sei sbagliato. Adesso il 50% cosa dobbiamo fare? Io sto lavorando per trovare. Aspetta, però, tizio, infatti, non possiamo sapere. Cioè, può darsi pure che tra quei due, veramente uno dei due era l'impostore. Non lo sappiamo. Mr. Beast, secondo me. Ora, fate così. Ragazzi, fermatevi. Allora, fate così, guardate. Se vedete che c'è solo un morto, vuol dire che uno dei due. Potete anche buttarmi fuori, eh. Se vedete che c'è solo un morto ogni round, vuol dire che uno dei due avevo ragione io e uno dei due era un impostore. È vero, questo era già successo con Felpa Gialla il turno in cui è morto solo Ivan. Ciononostante abbiamo silurato istantaneamente Gischianto. Io non voglio votarti e infatti schippo in questo momento. Ragazzi, ci sei già un impostore solo e basta. Le tue posso Andrea, ti posso dire, Omi, che facendo così stai rendendo la vita facile all'altro impostore che è ancora in vita. Anche secondo me uno l'hai preso, però l'altro se la gioca easy. Metti. Ma ora finiamo le tasche, abbiamo vinto. Se la gioca easy. Ragazzi, dite a Gennaro di fare le task. Se ha delle task da fare da fantasmino. Oh, ma chi è che non va? Ho visto Barbarone entrare nel tombino dopo che ha ucciso uno. Vai, votate Barbarone, abbiamo vinto. Ok. Ma allora, scusami. Se tu fossi l'impostore saresti un genio, te lo dico. Ma infatti se Omi è l'impostore. No, ho visto Barbarone entrare nel tombino. Guarda, o sei tu Omi. No, veramente, non sto capendo. Ma Barbarona, sei tu che sei entrato nel tombino. O sei tu Omi, mi hai visto perché entravi nel tombino. Sono sicuro che sei te l'assassino. Non dicendo così confermi la mia tesi. Ti ho visto entrare nel coso. O sei tu Omi o chi è? Io non ho più meeting. Votiamo Barbarona. Non vinciamo. Ma è una cazzata. Ma non ho fatto assolutamente nulla. Se non vinciamo, guarda cosa devo cambiare. Queste cose devo fare.
Dio santo. E chi è buttato fuori prima? Ma chi è? È Mr. Beast, sicuramente. Oddio! Ce l'hai fatta perdere, Omi. Consiglierei di alzare Omi, ho ucciso più gente di me. Ma io ve l'ho detto che non era lui, ma con le sue robe. Era Mr. Beast. Ma perché c'è poco tempo, ragazzi? Aggressivo. Tre persone a caso. Ma rimangono 20 secondi. È normale che la gente dice: vabbè, nel non so nulla, diamo resta al folle. Era Mr. Beast, ma quando l'abbiamo detto ormai era troppo tardi perché nessuno credeva più a Omi. Ma perché c'è poco prima. Tempo, ragazzi, come si fa? Cioè, quello spara a caso, dice secondo me è lui, io e Giscanti non voglio più giocare con questa persona. Scusate, scusate, al di là del... chi è Scammiatol? Al di là della cosa che ovviamente Vanessa era morta e quindi Mr. Beast ha aspettato giustamente il contatto alle porte, e la mia domanda è: come cazzo è possibile che non abbiamo finito le task? Se io l'avevo finite, mi immagino. Andrea non l'ha finita. Non l'ha finita, ne mancavano 3-4 ancora. Ma allora che cazzo fai l'investigatore? Vai a fare queste task. Guarda, ragazzi, l'ha prollata. Terzo impostore. Io, ragazzi, ringrazio Omi che mi ha dato una grossa minchia. Ma io non sapete fare un cazzo voi. Sono io che stavo. Ma come no? Ma che dici? Andrea, fuori tutti gli innocenti. Questi la facevano fuori tutti. Dimmi che mi avevi detto che era Barbara. Hai detto mai che era Barbara? Sì. Ragazzi, no, solo perché ha visto la botola, solo perché ha visto la botola, una prova concreta. No? Sì, lui ha ucciso Gischianto e Felpa gialla senza cioè motivo. A me mi ha accusato, ma sì, eri con Mr. Beast sopra che salivate sopra, sarà stato Mr. Beast che ma cazzo che Scammiato, si può sapere? Porca puttana. Sì, comunque quando chi è che non c'è in lobby? Appena è stata votata Barbara, pensavo di aver perso. Ma esatto, anche io. Per favore. L'ho scritto in privato, è entrato per insultarti, Andrea. Io alzerei. Avevamo vinto, ammazzavi Omi che era appena arrivato. Se parte un altro. Che palle! Ora devo star zitto, ora pensando che sono l'impostore.
Grazie Luigi. Oh, l'hai detto fin da subito, Brbeasta. Ormai vado avanti con le tue live di Among Us e faccina che ride a crepapelle, faccina che ride a crepapelle. Ci schianto, non me la racconta giusta, grazie caro. Ivan, esci dalla live. Sì. Allora, in quella stanza Ivi c'erano. Io? Mr. Beast, Vanessa e Barbara. Giusto? E io stavo arrivando, ero davanti a te. C'era, c'era un cadavere c'era... lì dentro. C'era un cadavere lì dentro. Ah no, aspetta, ma vi siete cambiati di colore, quindi non sono sicuro che fosse solo. Era solo. No, c'eravamo entrambi, Io ero fuori e Vanessa anche quando tu sei arrivato in realtà. No. Quando si sono aperte le porte, non mischiamo la merda con la Nutella. Quando si sono aperte le porte c'erano due persone più Mr. Beast dietro. Sì, okay. Io ero nella stanza, sì. Chi erano quelle due persone? No, quando sono aperte le porte io sono uscito. C'ero io che sono uscita quindi, subito, che sono la prima Soul, perfetto. Soul, Barbara e Mr. Beast erano lì dentro, ok? Mr. Ivan Beast, è morto, può stare in chat, Ivan. Dalla tua visuale il cadavere si vedeva, ok? Spiegami un attimo perché sei hai lasciato un cadavere alle tue spalle senza dire niente. Questa è solo una perplessità. Forse perché sono cattivo. Potrebbe essere. Io voto Mr. Beast. Ok. Ma c'era solo Vanessa, quindi. Anch'io, no, ragazzi, non ho le forze per difendermi dopo la partita di Sono morte due persone. Dov'era l'altro? Dov'è morto l'altro? Non lo sappiamo. Io ho visto Allora io e Vanessa siamo innocenti, per forza. Cioè, dov'era l'altro? No, non è detto. Speriamo sia Mr. Beast. Io ho visto me e Vanessa uscire. Non... Grazie a Diplug. Io ho paura di Soul. Anche perché Vanessa l'ho vista molto accanto. Non era qua che faceva le task, Vanessa? Non era qua? I don't know. Soul. Oddio. Sì, tanto non ci sono. Non ci sono cose su Barbarona, non credo sia Barbarona di nuovo. You have no proof, you have no time, you have no proofs, you have no time. Oh, la gialla. Fammi fare le mie cose. La gialla, ok. Chi è il marrone? Grazie Fede, bacio. Va bene, chiudetemi pure. Chiudetemi pure. Tanto c'è qualcuno alle videocamere. Che forse è morto. Forse è morto. Mi ammazza? No, ok, non credo sia felpa gialla. Ok, fa tutte le tasche. Grazie, Wicktrock. Ok, non si possono lamentare. C'era la caffetteria chiusa. Forse qualcuno in caffetteria? C'è qualcuno in communication a caso? Un morto in communication. C'è un morto in comunicazioni. Morgliamo un po' di impostor pover. Solo grazie. Stream di qualità. Oh, grazie caro per i 30 euro. Grazie mille. Grazie per i 30 euro. Perché mi hai lasciato? Ti prego. Dai, ti prego, Mi sono appena abbonato, ma sono stato scammato.
Grazie Fede Fizz. Euro extra solo per la tua maglietta di Crybaby. Comunque bravissimo. Come terzo impostore. Dove era? Dove era la giocata perfetta, la tua al problema, la killing cooldown. Era Soul. Minchia, se lì killavi l'altro era perfetto, ma vabbè. Avevamo vinto, ma la cosa bella è che mi mancavano 3 secondi. Infatti io stavo cercando di allontanarmi da te per farti capire che non la volevo fare, perché c'avevo in tempo di ricarica ancora per tipo 3 secondi. Infatti io avevo dei sospetti non fondati, dei sospetti così su Sol, perché subito si è voluto scagionare. In più il cooldown della kill potevi avercelo perché ne era morto un altro. In più tu hai detto che eri entrato in elettrica mentre invece stavi uscendo da elettrica. No, ma io ero in elettrica, ma Vanessa non si ricordava, io ero in elettrica, poi siamo usciti assieme. Infatti la kill non era Vanessa, era Barbara. Non ero io. Ho detto una cazzata io. No, è vero, allora era Barbara, non era Vanessa. Ragazzi, ogni turno cambiate colore però diventa difficile. Ma lo fai automatico. Io e Vanessa prima, no, facciamo io viola e Vanessa rosa. Ma sono rimasto tutto il tempo dietro di te a chiuderti porte. Ho visto, infatti l'hai fatto bene. Abbiamo vinto, boys. Non è... Ma chi è che mette... Vabbè, c'è qualcuno che vuole andare subito go hard, va bene. Qua non c'è nessuno, me la gioco safe perché non c'è nessuno, me la sto qua per i cazzi miei. Provo a fare, visto che l'altra partita si sono arrabbiati che facevo troppo il pazzo, questa l'altra ho fatto meno il pazzo, questa rifarò il pazzo. Grazie Pietrone. Ti devi mutare? Ah, ok. Ho trovato il corpo di Hank vicino al communication, in basso. Ok. Ho visto su, mi sembra che era Omi, quindi non so, era su. Omi, Barbara. Ho visto, esatto, Barbara e te. Yes. Omi è pazzo. Omi è pazzo. Beh, è vero. Poi? Poi non so, voi dove... Chi è che ha riacceso la luce? Giusto, chi ha riacceso la luce? Sì. Non poteva essere in comms, chi è stato? Hank? Possibile? No, beh, l'ho riaccesa io, volevo vedere se qualcuno diceva io per fregare. Okay. Bravo Ivan. Bravo Ivan, bello. Stava, no? Ma dov'è che hai ritrovato Hank? È vicino communication, in basso a destra. Chi è che era in navigation? Io e Barbara. Io e ero tu sei uscito tutto. Poco prima. Chi è entrato nella botola prima? Corpo. Io, maestro. Ah, eccolo qua. Io avevo beccato. E il voto di Omi l'hai preso, visto? No, io ho skippato. Hai skippato? Io posso solo dire che mi fido abbastanza di Barbarona perché è rimasta tanto tempo a fare weapons. Io non mi fido di nessuno. E nel frattempo, tra l'altro, io ero sopra il download, quello in alto, sopra la botola. Quindi, tipo, si sono spente le luci. Lei era a un metro da me. Poteva uccidermi e saltare nella botola, non lo ha fatto. Quindi, o è estremamente cauta o è una brava persona. Non lo so. Ma tu, Soul, non so se sei una brava persona. Tu, Mr. Beast, questa kill non l'ho fatta io, sono stato con Barbara tutto il tempo. Sì, ero tutto a sinistra, ero da solo, non ho nulla da dire per scagionare. Tutto a sinistra dove? Perfetto. Ai motori. E tu, Hank? Ah no, sei morto. Ho fatto. Sono morto subito e vengo ucciso perché a differenza tua non into i game ma li carrio. Oh, i morti non parlano. Con l'ultimo fiato. Anche che fa metagame perché i morti non parlano. I morti non parlano. Non parlano. Inciso sulla lapide di Hank questa frase. Vabbè, skippiamo. Ok. Hank skippa. Ah no, scusami. Sì, rosa il colore. Ok, skippata. Skip. Ok, vediamo. Oh. Vado nel mio posto medico a far le mie cose mediche. A far le mie cose mediche. Se c'è qualcuno che esce da qui, lo vedrò. È morto qualcun altro. Devo fare un po' più il pazzo. Barbarona va al reattore. Oh, Soul.
Sono chiuse le porte là. Gischianto cosa fa? Ok, dovrebbe essere ok. Soul non è più salito, Soul, per cui sarà sotto. Sarà sotto Soul. Voglio. Ragazzi, ho trovato Tiz morto fuori dall'elettrica. Ok, ok, ok. Non è che sei stata tu, Vanessa? No, ero con chi ero siamo dentro? Ho visto fuori dall'elettrica. Sì, appena si esce c'era qualcuno, c'era qualcuno chi con te? C'era con me, non ricordo. Scusate, ero mutato, ma ho sentito dove era il cadavere, Vanessa, per ripetere. All'esterno della sala elettrica, uscendo sulla sinistra. Si sono chiuse le porte di storage e c'erano Mr. Beast e Soul molto minacciosi lì in mezzo. Ah, io in realtà cercavo di potrebbero essere anche scappati dopo aver ucciso Tiz e aver chiuso le porte. Ma sono tu, Ivan, dove eri? Io ero in storage a fare la task della mondezza. Alti, Ivan, esatto, Ivan, io ti voglio fare notare una cosa. Se sia io che Beast fossimo stati impostori, tu eri morto. No, no, uno dei due, uno dei due. Esatto, magari uno dei due. Uno dei due ha ucciso Tiz, è scappato di là e ha chiuso le porte. No, può starci, può starci. Allora, sono d'accordo, sono d'accordo. Infatti io sto pensando a Beast. No, allora, io ho visto Soul che saliva su, chiuso le porte, cercava di salire su, non è salito su, è sceso giù e da quel... perché ero alle videocamere, da quel punto... il corridoio operato non c'è mai passato, per cui era sicuramente lì vicino al corpo martoriato di Tiz. Più confuso di Montolivo sulla fascia della serie, cioè su dove mi non ho capito. Ma per me uno è un Mr. Visto Solo, sono abbastanza convinto di questa cosa. Perché? Boh, non lo so sinceramente, dipende da quanto tempo era lì il corpo, perché Mr. Beast, effettivamente noi eravamo tutti vicini all'elettrica, ma a parte che Le porte le chiudi per non far evitare gli altri che lo scovano. Ma allora Ivan, scusami. Allora Ivan, scusami, io sono arrivato da sopra, Mr. Beast è arrivato da sinistra. Cioè, nel senso, come tu faccio a farlo? Sei arrivato da sopra? Sì. Sì, ma poi sopra non ci siete più tornati nessuno, per cui il corpo. No, io ero fermo vicino a Ivan e poi avete chiamato. Allora è Mr. Beast. Ok, vogliamo votare Beast e Ivan. Non è vero, Ivan ha fatto la stessa cosa. Per riaccusarsi a vicenda per poi dire Mr. Beast. No. Io voto Beast. Perché, Barbara? Siamo stati assieme tutto il tempo all'inizio. Non lo so. Sei cattivissima, Bioni. Fanno la tattica di dire, ok. Fanno la solita tattica scammona. Ok. Sono curioso di vedere una cosa. Guardate, non andrò, voglio solo vedere se c'è qualcuno. Felpa gialla è sempre stato qua probabilmente. Le camere sono attive, perché se non sono attive felpa gialla sta fermo nel nulla. Devo fare le task? Oh, mi convinci Chiara ad aprirsi OnlyFans? Grazie mille. Allora, ho trovato Gischianto, ma poco prima in elettrica era entrato qualcuno. Sei entrato tu, Ivan? No, anche un altro, di no, giuro. No, ti ho visto, mi hai chiuso le porte dietro, ti ho visto. Ma non ho chiuso io, non dire cazzate, basta. Vabbè, comunque. Stai facendo comunque, solo danni. Ma vai a cagare, non puoi parlare delle altre partite. Comunque, allora... Ivan, da dove venivi? Da sopra. Non venivi da sopra, perché sopra ci sono stato tutto il tempo io e c'era ero in admin, mi ha visto anche Soul, mi ha visto anche Mr. Beast. Però, Ivan, se ti scagiono io, agli occhi di Omi siamo io e te, quindi io vorrei stare zitto. Ma mi ha visto anche Mr. Beast, quindi se Mr. Beast è buono lo dirà. È vero, io ti ho visto, ma eri con Gischianto. Quindi, caro Omi, allora sei tu. Sì, eri con Gischianto, però. No, allora è Beast che sta facendo la zingarata per forza qua, sicuro. Ma Gischianto per me è Mr. Beast, già da prima l'avevo detto. Se mi volete trastare, visto che trastiamo sempre il giullare, ora trastiamo anche il pelato. Abbiamo sopra la medical e poi avete chiamato. Io posso dire che Omi è andato in ragazzi, medical. Ragazzi, votando me fate il gioco dell'impostore. Secondo me non è. Anche perché essere impostore per tre volte di fila, cioè. È un po' di quindi... questo è metagame comunque. Penso che mi chiamerò Mr. Soul d'ora in poi. Sto gioco. quindi. Mr. Beast. Stanno votando me, Vanessa. Stanno votando me. Che... facciamo vincere gli impostori. Vanessa è l'altra che chiamerai, non ho capito.
No, ho chiesto io se stavate votando Mr. Beast o meno. Vabbè, capita, capita votare una persona innocente. Ora se muore una persona... L'altro potrebbe essere Omia, questo. Sì, sì, vai anche cagare, Ivan. Ammazza un'altra persona, ammazza un altro innocente. Ammazza un altro innocente, Ivan. Ammazza un altro innocente. Oh, meno male. Io mi faccio i cazzi miei, tac. Mi faccio le mie task. Tac, tac, tac. Faccio le mie belle task. Per pagare l'ho visto alle videocamere. Non c'è nessuno! Oh, ok, c'è Vanessa. Barbarone, quanto è stata nella stanza? Che cazzo vuoi? Ma vai a cagare però, Non mi lasci fare il mio lavoro! Vabbè, forse abbiamo vinto, forse abbiamo vinto. Grazie alle mie fantastiche task, probabilmente abbiamo vinto. Morti, fate le task. Ivan, vai via dalla mia chat. Ok, non c'è Ivan, c'è Hankful, vabbè, è morto. Abbiamo vinto se faccio questa task. E one, e two, e easy clap, per favore. In telecamere e non ho assolutamente visto nessuno. Io sono passata dalle telecamere, c'era la porta chiusa, non mi faceva entrare, e ho visto il corpo di Omi, soltanto che sono andata in emergency e non me lo faceva premere perché c'era l'emergenza. Cioè, allora, ci sono passata, proprio ho visto segato allora, a metà. Vanessa e Barbara secondo me sono buone. Felpa, Gialla e Soul molto molto dubbi, visto che li ho visti scappare da sopra entrambi verso destra, quindi è uno dei due sicuro. Ma se prima Felpa Gialla mi ha votato, peraltro, cioè secondo me Felpa Gialla, quando ne abbiamo accusato Mr. Beast, Felpa Gialla mi ha votato. No, io è uno di voi due. Nella confusione ho sbagliato il voto perché non si capiva. Ma te, Ivan, invece? Io, mi manca l'ultima task in reactor, ero lì, prima ero con te all'ossigeno, sì, poi ho beccato anche Vanessa allora, da solo. Secondo te quanti killer ci sono? L'abbiamo beccato uno. Sì, vabbè, sì, uno sì, secondo me uno. Uno sì. L'abbiamo beccato, allora ci conviene skippare perché facciamo le task. Se buttate fuori me fate un errore, rischiate di perdere. Se invece non mi buttate fuori e sei convinto ci sia solo un impostore, si va avanti tranquilli. No? Andiamo in casa. Se io giusto, penso giusto. Che se sei tu o Felpa Gialla, butto prima fuori te e poi Felpa Gialla e vinciamo. No, invece no, perché sì, se te lo fa fare. Se invece chiama un'emergenza, uccide uno, solo poi in tre buoni e uno cattivo. Oppure ti prendi il rischio che ci siano ancora due killer. Mancano veramente poche task, ci basta correre alle task. C'è una mezza tacca di task, giusto? Esatto, io le ho finite, c'è pochissimo. Va bene, va bene. È la mia. Secondo me bisogna skippare. Metti che abbiamo sbagliato, finora ci sono due killer. Basta finire le task in 20 secondi. Ce la possiamo fare se ne mancano poche. È la mia task da fare. Io le ho finite, vi seguo. No, non potresti, va bene. Se ci sono ancora due impostori lo prendiamo in culo. Ok, ok. Probabilmente. Ma anche a questa è quella di Ivan, abbiamo vinto. Oh, yes. Good job. Chi era? Vanessa, era giù. Ma come Vanessa? Vanessa c'è la gialla. Chi erano? Felpa Gialla. Meno male. Ma come Vanessa e Felpa Gialla?
felpa gialla. Grazie, Pedro. Ogni volta tutti dicevano io ero con lui, ero con l'altro. Felpa gialla, nessuno ha mai pensato finta, fosse porca troia, ma vero, io in realtà immaginavo. E se va a guardare un po' le telecamere. Beh, poraccio. Quindi, meno male ci siamo sbrigati a fare veramente buttami fuori me. Gigisi per loro. Volevo uccidere Barbarona, scappava. Sembrava ad un certo punto mi sono rincorrendo. Perché ci schiaccia Rosa adesso? No, ragazzi. Tipo dei por placer. Sono ancora buono? Va bene. Va bene. Mi tocca fare lo Sherlock Holmes tutte le volte a me. Va bene. Grazie, Pietro. Tu? Ok. Sono di nuovo mutato. Gennaro, tu non sei praticamente mutato. Io? Ti dovresti mutare sempre. E mi trovo mutato. Va bene. Dominatemi pure questa. Dominatemi pure questo game a questo punto. Dominatemi pure questo game e allora siamo a posto. Siamo a posto, no? Siamo a posto. Siamo a posto, Ivan, in chat. No, non è in chat. Grazie, Ricky. Esperienza di gioco rovinata? Sì, chiaramente, clamorosamente. L'ho trovata. L'ho trovato? Scusate. Grazie al casopino. Ai meteoriti. Oh. Ok. Va bene. Sopra una botola, quindi non va credo bene, che. Va bene, roviniamo l'esperienza di gioco. Non avremo notizie dell'assassino. No. Va bene. Sono abbastanza sicura che Gischianto sia buono perché è stato con me abbastanza tempo. Okay. E non ti ho fatto nulla. Okay. Io non ho incontrato, cioè, ho incontrato un po' di persone, ma non è. Non ho niente da dire. Per me si può skippare. Mm-hmm. Io sinceramente ho un sospetto, ma per mi favore in chat. No, non sei tu Mr. Beast per una volta. Non sei tu, davvero. Se vuoi dirlo, so. No, perché è veramente troppo poco. Ho visto una persona fare una task in teoria, andarsene e ritornare alla stessa task. Chi è? All'inizio dici? Bentornato, bro. All'inizio. Sì, ero io, pensavo di averla completata e invece non me la dava completata le foglie. Perché ho fatto scendere giù la leva, cioè, ma non me la dava completata. 2 subito. 9 per 9. Mi hai convinto, come hai detto, 9. Sono sincero. Vedi di accoltellarmi con dolcezza. Secondo me Vanessa, io ho fatto 1 più 1. Farò da Pietro in dolore. Va bene, mi raccomando. Una tattica matematica. Ciao tutti. Io sono abbastanza tranquillo su Mr. Beast e quando abbiamo disattivato l'allarme eravamo Ivan, Barbara, Soul, Mr. Beast e io. Un bacetto per te, un bacetto. Ho cercato di tenere in mente chi fosse perché ho detto secondo me chi di solito chiama l'allarme ammazza adesso. Grazie Como, sì però ragazzi mi hanno ucciso subito, che palle. È pochissimo anche questo. Schifo. Infatti il cadavere era in alto a destra in weapons comunque, quindi. E infatti poi sono andato alle telecamere ma non ho fatto il tempo a vedere. Uno è Ivan, uno sicuramente. Sì, stavo vedendo se era una falena, ma è solo il mio green screen che si muove col ventilatore. Ora, la cosa che ho visto è che stiamo vincendo molto spesso per le task, perché i ragazzi non stanno capendo che devono uccidere molto più in fretta, non devono prendersi sta cosa. Io voglio fare il killer, basta, mi sono rotto il caso di fare il buono. E soprattutto se mi ammazzano subito. Poi, una volta fatto il killer, secondo me mi sgamano subito e mi accoltellano. Ah, non posso farlo questa. Oh, guardate ragazzi, guardate, siamo già a 3/4. Oh, il mio tallone da killer.
Che palle. Ok. Io. Attenzione. Ho trovato il buon maestro morto. L'ho trovato. Oh, sono mutato? Mi sentite? No, no, sentiamo. C'è un silenzio di tomba. L'ho trovato nel tutto a sinistra, nella stanza in alto a sinistra, che non ho ancora capito come si chiama, dove si fa l'orientamento della navetta, diciamo. Il motore a sinistra? In alto a sinistra, subito. A sinistra. Sì, vabbè, non è questo, sono i motori, quello dell'asse. Sì. Ma io dovevo andare via insieme a Ivan da Electrical, ma Ivan era con te o Ivan è andato da un'altra parte? No, Ivan e Barbara le ho viste tutte a destra vicino Communication. Io ero dentro Communication, è passata giusto, Barbara, ma Massimino si è affacciato. Grazie, ma ok. Grazie. Tutto a destra, dove c'è il quadrante da centrare in mezzo? Ma sì. secondo voi i capelli li devo tenere così o li devo far tagliare da un barbiere in serio? No, Communication è quello in basso. La stanzina. Il primo, no, la prima stanza sotto a storage. Dove c'è la radiolina che devi aggiustare a volte. Nel corridoio. Sì, loser pop, come solito. No, non, prima, non è, shield, prima di shield dal corridoio in basso. Streamer pop. Comunque quella camera non se la caga nessuno. Andiamoci un attimo, vediamo. Andiamo tutti lì. Quindi non abbiamo informazioni di nessun genere? Sembra zero info, però in realtà i killer sono estremamente indietro sta partita. Cioè, se ci muoviamo a fare le task siamo già tre quarti, o sbaglio? Dai ragazzi, vero, i competenti, votate Ivan. Votate Ivan, i competenti. Ah, ok. No. Vai, attiva le altre. Comunque non si dovrebbe, cioè, non si dovrebbe parlare del livello delle task. Infatti, ma c'è ancora Red Bull. C'è una sigaretta. C'è una sigaretta dentro. Che palle. Ero contento. Uffa. Scusate, non ero pronto. Buon salve. Buon salve, Paso. Oh, minchia, grazie, Paso. Per i 18 mesi. Bella per te. Grazie, Ilo. Scusate. Oh, dai. Ce la possiamo fare. Che cosa stiamo facendo? Maestro? Chi è l'ultimo che è arrivato? Vanessa? Dove? Allora hai trovato. Io ero in admin. Ho trovato il corpo di Mr. Beast dove c'erano le telecamere. Sono morto, ragazzi, non posso dire niente. Mi sono marrone. Ivan mi ha ucciso, ci credo che mi uscito dalle botole. Mi ha ucciso Ivan. Lo so. Ma che quando? Lui. Quando è stato trovato il cadavere? Ma non era la telecamera il cadavere? Dov'è che siete in questo istante? Quando admin. Sì, esatto. Fuori da ero vicino a Shield in questo istante. Nel corridoio tutto a destra. Io, Barbara, Soul e Ivan, credo. E film. Non ho visto. Io ho visto solo Hank, ho visto. Hank, ma scusate, però nelle telecamere chi è l'ultimo che se n'è andato? Io me ne sono andato prima degli altri. Anch'io, abbiamo lasciato insieme. Qualcuno c'era. Io sono andato sopra e me ne sono andato. Ma scusami Hank, eravamo io e te Barbarella, se non mi sbaglio, scusami Barbarona, a dare in admin e io non l'ho vista la lista. È arrivata dopo, dall'alto, però dopo. Mi sembrava un alto a destra, quindi non lo so, nelle parti non delle lo so. Telecamere. Perché un colore marrone si riconosce. Io non allora, l'ho visto. No, è arrivato dall'alto. Io vi posso dire che sono arrivato da destra, da caffetteria, sono andato giù in medical a fare la task, devo tornarci tra 50 secondi.
Vabbè, ho visto passare da lì. Ma solo ragazzi, Vanessa, basta che finiscono le tasche. Ve lo dico io. Finiamo le tasche, abbiamo vinto. Io sono abbastanza. A questo punto ho aspettato di sentire il vostro racconto. Cosa? Temo sia vero. Qui sono due le cose: si fa un 2 più 2 su qualcuno, o si finiscono le tasche. Ragazzi, vi ho detto, non c'è bisogno di. Comunque, non mi sto capendo. Infatti, non mi sto capendo. Cioè, non sento proprio. Task, però. Cioè, ragazzi, avete detto. Va bene. Come dov'ero, Barbara? Ero con te, Hank. Davvero? Basta dire Omi e Barbarone. Ok, va bene. Io in realtà l'ultimo che ho visto uscire dalle telecamere, Dici, se non sbaglio, era premi punto esclamativo prime, prime. Eravamo tutti lì e ci siamo messo su quel link che ti viene fuori in chat. Punto esclamativo prime. Ah, io ho finito le task. Dai, qualcuno finisca. Facciamo le task. Cioè, però non è divertente così, ragazzi. Cioè, tutti pensano solo a vincere di task. È difficile per gli impostori così. Non c'è nulla da notizia. Scusami. Ma ti rendi conto che stai parlando veloce come chi è sotto effetto di sugar? Grazie, e? Grazie. Lo sai. 26? 26? Boom baby by Bovs. Schivani il posto. Dai, qualcuno che faccia le tasche. È ora di ribellarsi contro il gioco per essere impostore. Ma Tiz dice che è l'impostore. Dici che è l'impostore. Tiz che dice che palle. Felpa gialla infame. Felpa gialla infame. Cosa? Infame, io lo sapevo. Ma non ero io. È Ivan. No, no, non è vero, non è vero. No, no, chi ha ucciso Tiz? Non cerchiamo, no, era davanti a noi, ragazzi. Non c'era la luce spenta, si vedeva benissimo. Barbarella, non so come ti stai muovendo, ma io. Ma che stai dicendo per Pagialla, scusami? Ragazzi, no, non ci credo, davvero. Questo è. Va bene, volete incolpare me? Allora, siete voi tre, Vanessa non mi sembra coinvolto, giusto? Io dalle telecamere ho visto un corpo mozzato e poi. Grazie, ero con te da solo, tu in un certo periodo, davvero ti potevo uccidere. C'avevo anche. Dillo, ho visto Ivan, sono sicuro che ho visto Ivan. Io sono passato di là, guarda caso, poi Barbarella si è spostata da noi, perché... Ma non è una giustificazione. Infatti, il fatto io vorrei sapere, io vorrei potevo sapere. Uccidere tante volte Barbara o io vorrei sapere. No, sono io che l'ho accusato, mi difendo, scusate. Ditemi le vostre versioni. Barbara. Io ero tutto a sinistra, poi sono tornato verso caffetteria, ho visto Felpa Gialla uccidere Tiz. Hai visto Felpa Gialla uccidere Tiz? No, sì, c'era anche Barbara lì. E io invece ho visto, okay, visto Barbara, cosa hai visto? Io ho visto il corpo e Felpa Gialla che ci passava in mezzo, però... Ma non vuol dire la kill, questo. Dov'era Ivan? Dov'era Ivan? Più avanti, quindi è possibilissimo. Ivan e Barbarona? Cioè... Come no? No, è possibilissimo. Ah, che okay. Più avanti? Cioè, cioè un po' più avanti rispetto al corpo. Arrivava dal basso che stava andando verso sinistra. Cambio il nick in maiuscolo. E Felpa Gialla lo stesso. Cioè il percorso era lo stesso, però uno un po' più avanti, uno un po' più indietro. Stavamo facendo... non so. In realtà arrivavo da sinistra e Vanessa mi dovrebbe aver visto. Sì, io ti ho visto. Ma scusa Hank, c'eri anche tu in caffetteria? Stavamo girando tutto intorno ai tavoli. Sì, io mi fido di Barbara. Io mi fido di Barbara. Io mi fido di Barbara. Poi stanno morendo uno alla volta, quindi non penso ci siano due impostori. Felpa Gialla è rimasto. Però ho votato Ivan, però forse anche mancano 16 secondi. Cioè, ero io voto Felpa Gialla. Scusa. Guarda come sta puntando il dito. Vanessa, tu confermi che Ivan sta andando dall'altra parte? Io l'ho visto. Io voto Ivan. Io voto Ivan. Hank l'ha carriata. Bravo Hank. Bravo Hank. Carrier game. Bravo Hank. Tanto se ne ho una. Carrier game. Io direi di finire le task. Cosa abbastanza tranquilla da fare. Però è brutto. Non dite finire le task. Si deduce dal fatto che la barra è così però piena. Però c'è 5 minuti. Anche impostore. Dai, qualcuno gli manca. Non è che è Gennaro che gli manca una task. No, abbiamo vinto. Dobbiamo togliere. Era Ivan. Barbara sta pintando il game. Allora, sì. Allora, però posso dire una cosa: le task sono troppo corte, così dobbiamo cambiarle un attimo. È tipo la sesta volta che sono. Dovete mettere due, dovete mettere due, due, quattro. Dovete mettere due, due, quattro. Secondo me siete stati polenti all'inizio, poi siete partiti bene come kill. No, fidati, dovete mettere due, due, quattro. Con queste impostazioni qui è meglio due, due, quattro. Il tutti giocava con due, due, quattro. Con tutti, praticamente, con tutti non è possibile. Per sempre. Tu, anche alla fine, hai votato per me.
Non ho votato per subito, nessuno. Tranquillo. Dai, dai, che sono l'impostore. Sì! No. Pium 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 pium. Grazie Massimiliano. Grazie Panda. Grazie mille brother. Serve qualcuno. Serve qualcuno che arriva. Soul e Felpa Gialla sta. Grazie. Devo andare con loro. Grazie Avella Jar. Avella Jr. In elettrica sono tre. In elettrica sono tre, cazzo. Sono tutti in elettrica! Tutti! Yeah. C'è qualcuno che ha un fiore in testa per caso? Io. Ti ho visto uscire, cioè, dal corridoio della medical e accanto la, dove ci sono le telecamere, ho visto una botola aprirsi e poi salendo ho visto te uscire dalla medical. Non sono io, ma se hai visto questo, ok. Allora, ho visto la cosa in... e ho fatto avevo... anche delle task davanti a delle persone. È morto Hank, ragazzi, qui che è morto in elettrica sicuramente. È molto utile l'informazione che hai dato, perché eravamo in tantissimi in elettrica. No. In elettrica. Solo sì, una sì, cosa. Sì, confermo. Io ho fatto anche il download e l'upload in admin, ragazzi. Eravamo, allora, io, Gischianto, Mr. Beast, non mi ricordo chi altro, eravamo anche in elettrica. Gialla, eravamo in 4-5. Anch'io, però poi sono andata. Solo una cosa, non capisco se tu mi stai seguendo o semplicemente stai facendo le mie stesse task, quindi stiamo facendo lo stesso percorso. No, abbiamo fatto due task simili, poi semplicemente ti sto proteggendo, perché eravate in 4 in elettrica e sono rientrati in elettrica perché avevo paura che scappasse una double kill. Quando vedo Mr. Beast in giro penso sempre alle doppie in arrivo, quindi cerco di fare 5 quando stiamo in elettrica. Io avevo finito le tasche in elettrica, sono rientrato perché è entrato Mr. Beast, solo per quello. Ma chi è che ha accusato Ivan? Che c'ha la lama fatta. Ma io mi sembra di aver visto qualcuno con un fiore in testa venire dalla medical e ho visto la botola della medical aprirsi. Allora, telecamere, si vede. È la tua call, Vanessa. Se sei 100% convinta, no, per me possiamo far volare Ivan. Se non sei convinta, possiamo skippare e stiamo attenti a Ivan. Magari qualcuno l'aveva visto, capito? Sinceramente, l'ho visto stare con Ivan. Ridici la tua versione? Ho fatto le task in admin, poi sono andato a sinistra. Stavo facendo le task dei fili elettrici accanto a security. C'erano anche altre persone. E l'ho visto lì, in effetti è vero. Se, cioè, la versione è corretta, magari fakeava, ovviamente. Può anche essere qualcuno che è andato a destra e ho beccato lui andare a sinistra. Cioè, Soul e Ivan, sospetti. Però... Soul, cosa c'entro io? Scusami, Eric, lui... No, l'ho detto che l'ho incrociato, calma, allora. Vabbè, sospettatemi, non c'è problema. Non ho fatto niente di male. Ma il maestro non parla? E ora metto un po' di zizzagna, ho detto smutato, ma il maestro non parla.
Non sta facendo le task. Già il turno prima l'ho visto, no, che non faceva le task, girava a caso. Adesso c'era... Barbara, mi fai parlare, per favore? Sì, sì. Adesso c'era Ivan che stava facendo la task, quella là di... del settaggio della linea dei motori. Ha fatto prima quella in alto, poi è sceso giù e insieme a lui è sceso Barbara. Subito dopo è partito l'allarme ad ossigeno. Infatti ho detto fammi andare a vedere vicino al motore e c'era il corpo di Ivan. Io ero in elettrica, cioè stavo andando in elettrica. Ma io e Barbara per forza. Infatti sì, per andare in elettrica. Scusate, ma solo mi ha visto fare le task, cioè nel senso mi ha visto. Io non ti ho visto fare le task. Non è... io ti ho visto girare. Ma io, maestro, non ti ho proprio visto. Ti sto osservando tipo da due round. Io in effetti Barbara l'ho vista abbastanza lì. Girava un po' a caso. Io l'ho vista che girava un po' a caso. Se la tua call va bene. Vengo buttata fuori. Allora ragazzi, io vi ho spiegato com'era la situazione, avevo già il sospetto, ho visto sia Ivan che Barbara. Ivan ha fatto la task perché è aumentata la barra, è sceso giù e c'era il corpo di Ivan con il sabotaggio. Comunque c'è anche Tiz, sì, anche Tiz è morto in effetti, nessuno ha visto Tiz, qualcuno che era con Tiz? No, io ho avuto anche io Barbara. Ma non ho... grande maestro, ecco già che ci siamo, qualcuno che era con Tiz? Mi spiace ma... io ho avuto Barbara. Mi spiace, ero con Tiz, però molto no, tempo prima che partissero Mister gli allarmi, e l'ho visto in admin Tiz. Tenete sott'occhio Mr. Beast, quindi centro mappa. Scusa, un po' a caso. Sì, in effetti la può azzardare di Mr. Beast. No. Ciao Sdrumox. Ciao Kona. Dove? I motori. Bugia, è giscanto. Era davanti alla... come si chiama cose? Ma guarda davanti al telecamere. Chi è che era alle videocamere? Perché io so che io... c'erano le videocamere attive. Io ero io alle telecamere. Ma che dice? No. Giscante era di fronte alle telecamere, non era. Ma che fuori. Dici? Guarda di fronte alle telecamere. Sto uscendo dall'elettrica e andare a sinistra. Giscanto. Sì, sì, infatti era davanti a telecamere. Io ero a telecamere, Omi. Ero io. Ho visto le videocamere attive. Ma che pure a me nel motore stavo facendo la task, quella del dell'astronave per metterla dritta. Ah, no, aspetta, tu vuoi dire al reattore, maestro? Reattore, un motore vicino ai motori. Ho capito. Era e lì tu, in effetti, però... Chi è che ha riportato il corpo? Io. Schianto. E come fai a saperlo anche te, Soul? Perché eravamo di fronte alla porta e l'ho visto attraverso la porta. Sì, sai, anche sì. Io l'ho visto. Quindi, esatto. E quindi è uno di quei due? No, sì. Lui era dal lato dall'altro lato della porta. Io non potevo reportare, non vedevo nemmeno attraverso la porta. Vedevo giusto poco e ho visto lui. E perché non potevi uscire dalla porta, scusami? Era chiusa, se lo vedevo poco. Ok. Mister Beast? Beh, io ero tutto a destra. Sì, l'ho visto. Anch'io ero tutto a destra, ma non... Tu eri ad admin in realtà. Io però vedevo una cosa. Vedevo che comunque le videocamere erano attive. Sì. Per cui... E per questo so che eri nelle videocamere, perché tu hai detto sono nelle videocamere, però so che le stavi guardando. Posso dire una cosa? Allora, le porte si sono chiuse dentro al motore. E infatti io ho smesso di guardare le telecamere in quel momento. Dopo sono le telecamere, dopo. Può essere pure che hai ucciso e ti sei chiuso dentro le telecamere. Ma come ho fatto se hai ucciso il motore? Sì, perché tu mi hai chiuso le porte. No, io ero fermo a telecamere, le porte si sono chiuse dopo. Io ero a telecamere, le porte si sono chiuse, io ho spento le telecamere, sono andato alle porte. Non sento. Ami, tu dove eri? Io ero tutta a destra. Admin, Romin, l'ho visto dalle telecamere. Ah, no, admin, ok. Admin e poi ha girato verso destra, tipo. Io se devo buttare fuori qualcuno, buttare fuori Gischianto. Ci sono ancora due killer, abbiamo perso. Fate voi.
A me non conduce il maestro, ovviamente. Vabbè, buttate un'ennesima volta. Se vincono i killer, mi spiace, è l'unica cosa che so io. Vabbè, vincono i killer, addio. Vabbè. Maestro? Omi, esce dalla botola. Ok, Omi. Ho visto Soul, Mr. Beast, uccidere Vanessa davanti ai miei occhi. Beast è stato epico. Ed era in praticamente caffetteria. Io ero per cui, allora, era in caffetteria, mm-hmm, sì. E Soul ha reportato l'emergency button prima che io potessi reportare il corpo. Impossibile, dov'era il corpo? Allora, ragazzi, vi do un tot di tempo. Per convincermi. 50 secondi io, 50 secondi lui, va bene. Comincio vai, tu, Omi, vai. Prego, prego, Omi, convinci. Comincio io. Allora, il corpo, letteralmente ho visto il corpo di Vanessa saltare in caffetteria e io ero chiuso dentro con Soul. Letteralmente il corpo era lì, cosa ha fatto? L'ha ucciso, poi siccome era vicino al tavolo del report, è andato al tavolo del report a fare l'emergency meeting. Prima che io potessi arrivare lì al corpo. Cioè, secondo te, visto, è possibile questa cosa? Che io ammazzo uno e Omi, anziché premere report, sono più veloce io ad arrivare al tavolo, aprire il pad di emergency e premere emergency. Effettivamente, basta che cliccavi. Ti racconto questa cosa perché è bellissima. Io ero dentro... Ma perché dall'altra parte il corpo? Non era vicino a me. Come hai fatto a vederlo che ci abbiamo la distanza? C'è il tavolo davanti, in mezzo, era dall'altra parte, che stava andando. Beast, senti questa, è stata epica. Ero dentro admin che guardo la cosa di admin e vedo due persone in admin. Ho detto, ma non è possibile, sono da solo. Mi guardo attorno, non c'era nessuno. Ho detto, minchia, nella botola. Comincio a correre verso emergency e vedo Omi saltare fuori. Ma non siamo mai fuori. Stati in admin. Sì, eri nella botola di admin. Non siamo mai stati in admin. Sì, ma se stai nella botola, te lo conta che stai in quella stanza. E io non lo sapevo, l'ho scoperto adesso, pensa. Quindi è per forza... No, io già lo sapevo. Se tu stai nella botola della stanza, in admin te lo conta. Io non lo sapevo, è stato bellissimo. Quindi... Vabbè, Omi, quindi cosa nella... fate? Tanto è Mr. Beast il tuo il voto. Sì, ovviamente. Omi, che ci facevi nella botola? Non ero nella botola? Non sapevo neanche che ci fosse una botola, ma ti pare vero che io cosa faccio? Vado lì, a parte che non so neanche dove, esco dalla botola? Esco dalla botola? Devi facevi prima reportare il corpo, il range del report. Mr. Beast, succhiamo il cazzo. Il range del report è veramente grosso rispetto alla visione, quindi... Sei anche autorizzato. Che cazzo di storia? E ora mi ci ho creduto fino all'ultimo. Anche io, mi aveva quasi mi votavo da solo. quindi usciamo e facciamo un'altra stanza. Allora, io avevo il dubbio su Soul. Infatti, quando mi sono mutato, ho detto è Soul. Yeah. Lo sapevo che cosa fai. L'altra volta, giustamente, porca la puttana. Nel momento in cui Omi ha detto io ho visto il corpo, poi Soul che correva. Calma, chi erano? Uno era Omi e l'altro? Io, Barbara. Ah, scusi maestro, scusi. Ho svalvolato maestro, mi scusi. Comunque così è più giocabile per l'impostore. Stava per vincere, quindi. Sì, è vero. Very close. Vuoi cambiare mappa, Omi? Sì, cambiamo mappa. Facciamo il laboratorio. Va bene, fai questa mappa un po' la stiamo imparando. Rose rosse per te, impostore. Crewmate del cazzo. Ho comprato stasera. Questa mappa la so solo io. È anche buono. Felpa gialla è buono. A che ore stacchi?
non lo so. Grazie, Bulderk. Felpa gialla, Ivan. Hank dovrebbe essere. Ora non so se fidarmi troppo di Hank, ma felpa gialla, Ivan, Hank dovrebbero essere buoni. Felpa gialla, Ivan, Hank. Felpa gialla, Ivan, Hank dovrebbero essere buoni. Felpa gialla, Ivan, Hank. Felpa gialla, Ivan, Hank. Tiz non me la racconta giusta. B2. Vai, vai, dammi sta acqua del cazzo. Felpa gialla, Ivan, Hank. Felpa gialla, Ivan, Hank. Felpa gialla, Ivan, Hank dovrebbero essere buoni. Forse anche Gennaro. Forse anche Gennaro. Chi è che entra per uccidermi? Oh, mi fai una da bo, 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 sì. Dai, fai una dab, per favore. No. Ok, Ivan, felpa gialla, Hank dovrebbe essere buoni. Vediamo se c'è qualcuno che passa di qua. 09, 09, 3, 2, 4. Felpa gialla, Ivan, Hank, 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 sono buoni. Io ho una domanda. Aspetta un attimo, scusa. Non lo so. Gischianto davanti alla prima task, felpa quella di dove siamo spawnati. Io ero tornato indietro alla mongolfiera, sia l'astronavicella lì. Io ero tornato indietro per credo che siano buoni. Chi, no, scusami? Hank non ho super, non sono super sicuro, ma felpa gialla e Ivan credo proprio siano buoni. Sì, e Ivan me l'ha confermato in altre situazioni, perché non mi ha mai chaseato, per cui mi fiderò di Ivan. Io all'inizio ho fatto quello in caffetteria, ho fatto le merendine lì dove devi mettere il codice, poi sono andato, c'era Tiz, ho visto Soul. Dimmi le task che hai fatto, che hai fatto le merendine, poi? Ho fatto le merendine, poi siamo andati, c'è stata la cosa del reattore. La prima task le merendine, poi il reattore, ok? Sì, e poi adesso stavo scendendo giù per andare. Ok, a fare, ragazzi, anche non ha fatto neanche una task, si ricorda solo le merendine. Io pensavo che avesse fatto la prima task con noi perché si è fermato, ma non l'ha fatta, io non dovevo farla. Ho visto, no, quella lì non, ma non l'ho fatta, ma come finire? Quella lì non l'ho fatta perché la tartaruga la apri, la lasci lì, ci mette un casino di tempo e poi la vai a rifare. Per quello ma che non l'ho fatta. Sei detto che come prima tasca hai fatto le merendine? Fatta vuol dire finita, no? Scusami, no, cosa vuol dire? No. Comunque mi sembrava di aver visto anche vicino a Gischianto. Poi non è un. Vuol dire che l'abbia ucciso. Allora. Vabbè. Okay. Solo ho già capito come deve andare questo game. Non eri vicino a Gischianto, Hank, che fai tipo ti da solo? Nessuno. Votiamo, mi voto da solo, va bene. No, affrettiamo, no. No, ho capito, cioè... 15 secondi, non affrettiamo. Io skipperei. Okay. Io skippo. Io mi fido di Ivan, che credo sia veramente l'unico buono. Sherlock Omiato l'ha detto che Hank è cattivo, io mi guarderò da stare vicino ad Hank. Ma anche a Omi, secondo me. Beh, non è che no, c'è Omi è buono. Finora ci ha preso sempre. Anche non me la racconta giusta con le parole. Felpa gialla Ivan Hank, felpa gialla Ivan Hank. No, non è vero, basta. Ora mi uccide Mr. Beast. Come dicevamo,
Ivanenk. Ecco, no, che palle! Hank non è più tra quelli. Ma non uccidete sempre il maestro, poverino, che sta... Ah, vabbè, non mi possono sentire. Non mi uccidete sempre il maestro. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Barbara. Una ragazzi, brutta situazione. Dov'è che era Ivan? Era sulla destra il cadavere. Dove? Mi ha dato il report, non l'ho visto bene. Ok. Ma l'ha riportato Omi, infatti. Sì, non l'ho visto io il cadavere. Eravamo vicini, eravamo volevo vicini. Volevo capire perché Ivan l'avesse ucciso, Ivan ed Hank. Come io l'ho ucciso? Cosa ho fatto io adesso? Ma non so neanche di che cosa allora... state parlando, ma... Allora, finora di che sono buono, amore. Allora, Mr. Beast era con me, non c'era nessun altro e poi compare Ivan. Io voto Ivan. Stavo facendo la task. Allora, ma non ti ho visto salire, sei veduto dal tombino, perché non è salito nessuno insieme a me, Mr. Beast. Ma io ero prima di te su, me sa. Io e te siamo tipo assieme da soli da due ore, ci fidiamo l'uno dell'altro. Io e te siamo buonissimi. È morta un sacco di gente, io e te siamo lì che aspettate, facciamo il test. Barbarona, da che lato della mappa eri? Destra o sinistra? Ero a sinistra che stavo per entrare dove ci dov'era sono il cadavere tra l'altro? Era vicino al reattore. Scusami Andrea, avrà preso un cazzo di tombino, non è difficile, cioè no, pieno c'era di tombini. Solo Mr. Beast con me, e poi sei comparso tu a caso. Il tombino, il tombino, può essere allora, che è sbucato fuori dal... Il tombino collega tutta la mappa. Che task hai fatto, Ivan? Sono Ivan e Hank. No, non sono Ivan. Forse può essere Hank, perché l'ho visto passare da quella parte lì e andare verso lo spawn. Sono andato a rifarmi la mia cazzo di tartaruga, ma al di là di questo, votare Ivan adesso è super dangerous, perché con tutti questi morti ci sono ancora due impostori, ok? Dobbiamo buttare fuori qualcuno. Tiz, Soul, mi fido anche di Barbarona, io vi dico, non ne sono sicuro, però Ivan era l'unico vicino. Ma se hai detto che ero buono fino adesso, ragiona con quel cervello. Allora buttiamo fuori Hank, perché è l'unico altro indiziato. Io tra tutti. Ma che cazzo? Tre... Ma non ho fatto una sega! Ci sono tutti buttiamo fuori, vogliamo continuare. Io tra i tre preferisco buttate fuori anche che non cerca la giustizia in questo momento. Ci sono stati 300 omicidi, ma non cerca la giustizia, cosa? Ne ha ammazzato. Aspettate, a me è scappato il voto su Ivan. Stavo votando anche. Scusate. Ragazzi, dobbiamo prendere una decisione. Dobbiamo prendere una decisione. Non è possibile star senza decisioni. Oh, abbiamo preso la decisione, ok? Ed è stata fatta la decisione. Non si può non prendere una decisione. Potrebbe essere Barbarona? Non lo so. Ora, se Tiz muore, Ivan. Anche se solo non ha fatto... lol. Locker room? Door contamination. Medical? Launchpad? Vediamo se qualcuno si teleporta qua. Balconi, che cazzo ci fa in balconi? Communication! Balconi, ok. Chi è che stava in basso a destra? Allora... Cazzo. No. Ho le posizioni... Sì, Tommy. Ditemi dove eravate. Io sono in admin e so dove eravate tutti. Ditemi dove eravate. Che allora, Omi. Allora, io ero giù con Soul. Giù dove? Però, aspetta un secondo. Quando siamo partiti, io mi sono messo. Allora, anche io. Ok, sono Tiz. Allora, sono Tiz e Soul. No. Omi ha detto una stronzata. Non possiamo essere. Omi, ascoltami un secondo. Io di te mi fido. Tu sei in admin. Adesso io ti do una mano e la risolviamo. Quando siamo partiti, io mi ero messo nel triangolo in mezzo per capire chi andava su e chi andava giù. Sono scesi. È sceso solo Ivan e io ho seguito Ivan perché ho detto così lui mi ammazza e gli altri sanno chi è il colpevole. Oppure la messa tu. No.
Vabbè, Barbara, allora sei tu, scusami, perché io allora ti dico, no, mi ha raggiunto, non l'ho incrociato, io ho incrociato Tiz che andava via e poi ho incrociato Ivan. No, prima sì. Ivan, poi Tiz. Però è anche Ivan vero, e poi Tiz. Quindi Ivan dove andava? Ma quindi personale, no, scusami, siete Tiz, stati insieme. Allora, fermi, dove eravate? Non mi importa di comunicare. Dove eri Tiz? Io so le posizioni di tutti. Dove eri? Allora, io ero giù dove c'è l'allarme da risolvere. L'ho incrociato e poi sei andato in alto. Esatto, poi sono andato in alto e ho aperto il coso per andare tutto su. La cosa che a me però puzza, ti dico qua, Soul, è che se io ho seguito solo Ivan e tu sei andato su, poi Ivan ha risolto il coso. Hai seguito solo Ivan? Qualcuno l'ha visto più vivo, sei Ivan? Sei il mio giullare preferito, cuore rosso, no. Io ho incrociato Ivan, poi Tiz, cioè ai miei occhi potrebbe essere Tiz, ma sono sicuro che Tiz non è io. Allora... è molto strano che Sol mi difenda. Allora è Barbara, sono sicuro. Dove eri tu? È impossibile che Sol mi difenda. Sol, dove eri? Io ero nel corridoio a sinistra. Ho incrociato. È Barbara, allora. Ho incrociato Ivan. E Barbara, dove eri? E poi dove io eri, mi sono messo in coda al trenino. Io ero in basso. È Barbara. Secondo me è Omi, ragazzi. Omi è Barbara. Fidati di me. Ma no, vabbè, voto Barbara. Avrei il diritto di sospettare te, Omi. Quanti impostori ci sono? Uno per forza, Omi, siamo in quattro. Per forza è uno, sennò avrebbero già vinto. Hanno fatto comunella. Meno male che siete riusciti. Meno male che c'è Tiz. Bravo Tiz. Che c'è l'inclusi. Stava a dare a Omi qua, l'avevamo perso. Ma era impossibile. Ho detto che sapevo le posizioni. Grazie Stol che mi ha dato una mano perché sto facendo. No, io non dovevo ammazzare Omi. Io in realtà dubitavo di Omi, secondo me. Omi stasera è una. Ma che però io. Grazie. Ero io e. Non dovevi ammazzare a me, ero quello più sospettato. No, dovevi uccidere o Soul o Tiz. E lo so che ragazzi, scusatemi, Hank l'ho buttato fuori io. Sì, in effetti è vero, ha sollevato i primi dubbi, li ha sollevati Omi su Hank, sì, voglio dire. A caso, raga, meno male che ha un cibo di Omi. Scusami, se apri l'album delle uccisioni di Andrea, ci sono innocenti. No, i primi dubbi su Hank li ho sollevati io. Ma poi, ragazzi, però bisogna uccidere la gente, non è che posso rimanere tutti e gli impostori possono. Comunque prima è stato bellissimo, in realtà non ti hai sentito perché Barbara poverina parla a voce bassa e è passato in sordina, ma qualche partita fa ha detto Omi questa partita ha ammazzato più gente di me, e Barbara era un impostore e Omi era un fiume. Sì, esatto. È bello. Solo con lui a parte me. Ma tu hai iniziato a dirlo quando Omi mi accusava, così eravate due contro uno. No, non ho fatto questo ragionamento però. Ho aggiornato il titolo, se volete vedere il nuovo titolo, l'ho messo. Dove cazzo devo andare? Ah, non ho niente da fare. Metti muto. Ah, ok. Ma mutatevi anche voi, no? Vai, Ivan. Premi sto bottone. Ok, mi tolgo questa che è l'ansia più grande del mondo. Ok, non me la tolgo. Ragazzi, c'era il corpo di Hank, però non lo vedevo. Sì, ma è stata una doppia kill, ragazzi. Allora, vabbè, Barbarona, il corpo meglio di così, Hank. Meglio così. Allora, io, Omi e un altro eravamo sopra. Io. E anche Gischianto. Allora, io, Ivan, Barbarona e Gischianto non siamo sicuramente. Perché? Okay. Perché eravamo insieme e c'era la doppia kill, per cui tutti gli assassini hanno ucciso, per cui Mr. Beast, Vanessa, Felpa Gialla sono i più papabili indiziati. Ero anch'io a fare il reattore. Io non so dove sono, sono dove ci sono. Per me è un self-report. Quei corridoi in alto su, no, ragazzi, non so. Ah, sei nei corridoi in alto su. No, ho fatto il percorso. Quando vai fai due corridoi con le AV, sali in alto a sinistra. Lo sai dove era il corpo di Hank? Era no, lì. Abbiamo che votare. Ragazzi, non lo so, non so dove sono. Allora, aspettate un attimo, per me è una doppia kill. E Mr. Beast, uno dei due, ha fatto il self-report. Ve la butto lì. Ok, Tiz, dove eri che non parli? Io ero tutto in basso a destra quando è partito l'allarme e sono andato poi da su subito a sinistra per raggiungervi.
Per cui io non sono proprio salito. Ho visto Mr. Beast salire. E infatti poi dopo ha riportato il corpo. Esatto. Quindi un'uccisione è stata lì. Anche l'altro non lo so. Io voterei Mr. Beast oppure Vanessa. Mi fido di Ivan. Io ho votato Vanessa. Ivan. Sì, io non so dove sono. Vabbè. Quindi qualcuno deve volare. Ma è volato. Ragazzi, però mettiamoci d'accordo. Sono crashato. Votare. Dai, facciamo prima Vanessa e poi. No, facciamo prima Mr. Beast. Mr. Beast. State facendo un errore. Vabbè, Vanessa, dai, va bene. Ma cazzo, Mr. Beast. mi dice vota Mr. Beast, io voto per fai vota Vanessa. Dai Vanessa, autodati che qua non andiamo. Vabbè. E Mr. Beast come faceva a sapere che Vanessa era lì? È che sono troppo forte. Il motivo è che ci fidiamo di Mr. Beast. Questo è l'unico motivo papabile. Tipo Gennaro è un Pokémon simile a un fuoco. Sul capo ha disegnato un enorme Pokéball, mentre nelle estremità delle braccia ne ha disegnate ben due. Ha una bocca tonda e rosa da cui soffia della polvere velenosa. Che è? Coffin? Ivan non mi sembra. Voglio provare a fare una cosa. Grazie della modifica. Grazie, bello. Class. Grazie del bello modifica. Modifica del bello, grazie. Bello del grazie modifica. Grazie, bro. Gischianto è andato a nord. Oh, tutti sono a nord. Barbarona, Mr. Beast. Gischianto è qua. Grazie, Jupiter Boy. Gischianto è qua. Sono tutti a sinistra. Ah, sono tutti qua. Ma cosa fate? Mi chiudo con Mr. Beast. Ok. Pelpaggiata sta facendo le sue cose. Sembra pulito. Sembrerebbe pulito. Io devo fare sta merda, che palle! Ho trovato un corpo! Non l'ho neanche visto, che mi dove mi usciti cosa dal report. Dove? Dove stava il coso tipo radar, grande piano. Non so come si chiama. Ragazzi, è uno tra Gischianto e Tiz. Ragazzi, come? Omi, Felpagialla e io, Mr. Beast, siamo stati la maggior parte del tempo insieme al reattore. Io, allora, secondo me potrebbe essere Gischianto, perché non so per che motivo Gischianto. Ma Gischianto, dove è morto Ivan? L'ho trovato dove stava il radar grande. Vicino al reattore a destra. Vicino al reattore a destra. Quel radar dove trovo le navi, sulle navi. La guerra. La guerra. Ma dove? Chiama. C'è un radar, un tavolo. Sopra, radar. A destra. Ah, sopra a destra? Allora. Dove ci sta Admin in questa mappa, Omi? Omi, tu dove eri? Io a fare... Dove c'è l'emergenza che devi essere in due a fare la cosa dei tasti. Che esattamente, devi... era il reattore Omi, stava facendo la task. Io ero insieme ad Omi e Felpa Gialla era nella stanza 1. Io ero in Mad Bay ed è... Ma tizio, non ti ho mai visto sto round, Mai. Io sono stato in medical a fare quella roba lunga. Secondo me tizio, non è stato visto da nessuno. Anche secondo me. Vabbè, no, raga, allora è Gischianto, scusami. Adesso scusami, allora, hai trovato il corpo e hai aspettato di sentire tutti e accusi me perché hai sentito che ragazzi, insieme. È facile così, allora, ragazzi. Non visto, è un self-report, è un self-report. Un attimo, è inutile urlare. Siete uno di tutte e due, perché io, Omi e Felpa Gialla non c'eravamo proprio. Ma io non mi fido di te, Mr. Beast, puoi anche e io non mi fido, perché tu hai riportato prima in questo momento sono la persona più vicina a te, Omi.
Ah, scusate, io ragazzi, ma Gischianto prima, nel round di prima, scusami, era lì al reattore. Perché sei io voto Tiz, ragazzi, io voto Tiz. Io voto Gischianto, ragazzi, è evidente che è un salto. Io voto Tiz, Gennaro vota Tiz. Ragazzi, è Tiz. No. No. Il maestro è un tipo di... Ma era lì un'altra volta, a fare che... Oh, shit! Madonna, raga. Troppo forte, troppo forte. Ma perché? Allora, raga, era palese. Li ho uccisi tutti. Poverina, Vanessa si è presa la colpa di una tutti kill che hai fatto tu, Tiz. Era Vanessa fa una kill. Ne ho uccisi tutti. Ne ho uccisi 5, ragazzi. Cioè, io ho mia specchia gialla. Siamo stati tutto il tempo. Raga, giocata malissimo. Che cosa? Ne ho uccisi 5. Ha Vanessa fatto... non ha neanche. Vanessa ha killato me. Ed era Ma Vanessa, perché non. Vanessa, perché non sabotavi? Perché ho appena iniziato. Io, ragazzi, questa mappa non la conosco. Sono andata in una stanzina che ho letto che è communication. Ho trovato solo ammazzato. Neanche il tempo. Sono stata buttata fuori. Ma sabota, eri tu l'altro che ti ho imputato. Ma è impostura. Sarai sto round. Mamma mia, sempre Vanessa. Eccoci. Eccoci. Dai. Ma non c'è nessuno qua. Scusa, Ivan. Mai un attimo di tregua, questi impostori. C'era dico il corpo solo di... grazie a chi mi ha ucciso perché mi sono rotto il cazzo di fare il crew member. Prego, andate avanti. Ok, c'era il corpo di Soul in admin e non c'era nessuno, non è passato nessuno, né dal corridoio sopra. Prima di riportare sono andato in giro a vedere. Admin è in alto a destra, no? Esattamente, dove prima il maestro era che c'era il radar. Ed era proprio lì davanti alla porta e ha preso la botola perché non c'era nessuno né up né sotto al corridoio. Non è passato proprio nessuno. Che era vicino nel reattore vicino a me, che non ho visto il colore. Io ero, sono salito su, ho fatto un task in reattore, non so se ti riferisci a me. Sì, mi sa di sì perché stavo facendo la task ma non ho visto il tuo colore perché non riuscivo a vedere. Gennaro, Barbara, Vanessa. Però all'inizio fare una task e poi giro non solo ho fatto luogo. E quella vicino al corridoio, sempre il solito corridoio che sale, quello sulla sinistra. Barbara, penso mi hai visto anche tu. Sì, io ho visto Hank, che stava salendo, credo che sia, però io mi sono fermata per la task. Sì, ho fatto un attimo lo scanner e poi sono finito solo. No, anch'io, stavo dicendo tipo Hank che ha premuto il bottone, è andato su e io mi sono fermata per fare la task e poi stavo salendo anch'io su. Ok, allora io vi posso tra l'altro togliere altri due perché io e Gischianto siamo rimasti all'inizio dove tutti partono perché lui era fermo e io stavo facendo la task quella del di sta cazzo di attimo ritrovando un'impostazione. Sì, ma basta cliccare e andare via, poi torni. Non l'avevo mai fatta, non la trovavo. Tra l'altro sarebbe da idiota dirlo perché Gischianto era lì fermo da solo, potevo ucciderlo e nessuno se ne sarebbe accorto. Quindi è inutile, sarei stato zitto se fossi l'impostore anche. Cioè, oggettivamente. Quindi voi due eravate a sinistra. No, era per toglierne altri due sicuramente. Poi se volete dubitare di me. Vabbè, vabbè. Non va bene. Ragazzi, qualcuno mi ha visto? Ma era Vanessa? Era Vanessa che mi ha visto? Era Vanessa? Grazie, Frank. Era Vanessa? J-O-A-O-X-I-S-U-A-Q-S-U-Z-A-S-S. Thank you.
Grazie per la modifica, bello. Grazie, bello. Siamo come il padre figlio spirito soldi cocaine armi droghe. Felpa Gialla, mi scusi, lei è tutta a posto? Ma io sto facendo la task, c'era la... Porca troia, Hank, ma non ti sei accorto che Vanessa aveva usato la botola per andare su? No. Ma scusate, nessuno... No, ma la task è enorme. Ma non si... Abbiamo perso per il rettore, immagino, no? No, 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 ma cosa abbiamo perso? No, hanno ucciso tutti, hanno ucciso tutti. Hanno fatto una strage? C'era, bravi. Hanno ammazzato me e vicino c'era un altro corpo. Sì, bravissimi. Sì, però sì, bravi. Io avevo già capito. Mi giuro, non conoscevo completamente questa mappa, uccisa a caso, mi infilavo nelle botte. È enorme questa mappa. Vanessa era triggerata da... No, scusate, calma, calma, i colori si sono mischiati, non starpiamo con questi colori, ragazzi. Felpa gialla, sì, giallo, per favore, niente. No, ok, ci siamo tutti. L'ultima, l'ultima. Non ci credo! Ciao Demenza Strilli, yeah, ma quando ti deciderai a sborrare su Vanessa? Grazie, madre Teresa. Porca la Madonna, anche Gesù si è lordato sempre quel porcone. Dissocio. Vorrei bestemmiare anche più su, dai malediciamo un po' il Signore. E porco Dio. Porca la Madonna incoronata, porca sempre più. Porco anche Gesù. Scusate, avevo una donazione, mi allora, sa che si può ripetere. Ragazzi, vabbè, vai. Ho detto stessa cosa di prima con Soul, c'era il corpo di Hank in admin nello stesso posto, ma non c'era nessuno. Allora, io ho visto, io sono stato con Hank e poi me ne sono andato. Chi è che era l'altro con Hank all'inizio? Perché Hank è rimasto a guardare. Io. Ero un po' io sono buono, grazie. Tiz e Vanessa possono allora confermarlo. Iva è buono di sicuro, perché io mi sono messo a fare lo scan e c'era scritto in in attesa di Ivan, quindi Ivan lo stava facendo per forza e poi l'ho fatto io. Soul ci ha guardati, non l'ha fatto ed è andato via. Infatti, quindi... No, io volevo, volevo Soul, confermare. No. Se vuoi la prossima volta allora, ti lascio da solo con un altro giocatore. Allora, io posso dire, allora, dire una cosa? Posso dire una cosa? Un secondo. Ivan non credo che abbia ucciso Hank perché... No, ma ti sto dicendo che Ivan sicuramente non è, perché ah, okay, esatto. Okay, okay. Ivan e Tiz sono sicuramente buoni. Ok, va bene, allora ovvio. No, certo, certo. Però siamo stati maestro. Posso assicurare per Barbara che non era, quindi i rospetti rimangono Vanessa, Sole. Io ero vicino, però per il corridoio con le due porte che si aprono. Io stavo facendo la tasca delle merendine e ho visto Ivan che stava facendo l'altra tasca a fianco a me. Ragazzi, se non ho finito, mi tornerò lì. Non abbiamo delle grosse info, mi sembra, in generale, però boh, no, io posso, io, cioè, Ivan e Tiz sembrano buoni di default, quindi... Ok. Spiccatevi a loro. Allora, spiccatevi a loro. Io... Ah, cazzo, Soul. Vabbè, secondo me, allora, Ivan è buono di sicuro, Soul sono quasi sicuro che sia buono. Io. In realtà Tiz, dopo che Ivan se n'è andato dal med, eravamo da soli io e te, potevo uccidere. Però è vero. Era un po' rischioso come healer. È vero, no, ragazzi, Soul non è, Ivan non è, io non mi fido qualcuno di... che può confermare per il maestro?
Ne abbiamo già tre puliti. Io posso confermare di Ivan, ma non mi fido di Vanessa, infatti l'ho votata. Nessuno può salvare Omi. Tranquilla, Barbara, non so se io la. Mi spiace. Anzi, dico una cosa: tenete gli occhi su Vanessa. Grazie a questo nome. I love you 3333. Grazie Ale. Cuperchioni, cuperchietti, cupertino, voce del verbo, cupetta, cincilla, i pigli e osci, paghi, crai, saluti da Sandro Bex, ci vediamo a non c'è a nessuno, partire. Vanessa! Grazie bro. Non sto giocando bene. Non sto giocando bene. Mamma mia, meno male. Meno male. Sì. Allora, sono uscita dalle porte e stavo andando verso la luce e c'era il cadavere nel corridoio. Di chi? Di Soul. Dove esattamente? Nel corridoio per andare verso su, nel ramo sinistro. Ok, allora... Io ho fissato le luci. Io vi posso dire con estrema certezza che è Omi, perché l'ho visto uscire da una botola. Stavo correndo per reportare e il problema è che sono andate via le luci, quindi ho dovuto aspettare giù in basso a destra. Beh, dove le luci? Per questo l'accusa a me. Quindi report Omi? Io reporto Omi perché l'ho visto uscire dalla botola quando stava scendendo giù in alto a sinistra, non so i nomi dei posti, però io stavo aspettando che aprissero le porte e improvvisamente, op, è saltato fuori Omi dalla botola. Mi sembra abbastanza sincero. Come Omi, ragazzi? Ragazzi, io ero con Ivan e Soul che ci difendevamo a vicenda, gli altri due sono morti. E loro due avevano detto che io ero buono, quindi... Ho dei sospetti comunque, sono perché si muove sempre. Perché sei in chat? Tizza? Non dovevamo chiudere le stream? Io ho la stream chiusa. Io ho la stream chiusa. Vabbè, comunque vi dico che non sono io.
No, non usare sta roba qua, Omi, perché veramente mi metti in una brutta posizione anche rispetto agli altri. E io non, cioè, nel senso, è chiaro che non lo faccio. Oh. Streamer Sniper. Ma guarda lì il mio cane. Senza un padrone, con un occhio solo. Ok, devo aiutare Vanessa, devo aiutare Vanessa, devo aiutare Vanessa. Cavolo, spero che... spero che capiscano che la mia accusa di... Oh, Tizza è morto. Poverino. Ok, mandiamoli tutti su. Così non vedono il cadavere di Tiz. Li manderemo tutti su. Così non vedono il cadavere di Tiz. Perché la vedo dura. Molto dura. Molto dura. Ma credo che il corpo di Tiz lì non venga visto. Il corpo di Tiz. Oh no, non ho trovato. Barbara, sei passata davanti Tiz. Non l'ho visto. E sei salita su? Non l'ho visto, no, perché non c'era, mi sa. No, non lo so in realtà. Era all'angolo, l'ho visto salire proprio sulla stanza. Infatti, ma perché sta tirando il dito? Io stavo cercando cadaveri e... Ma ce l'avevi... Boh, vabbè, No, veramente. Barbara è tirato dritto per me, non so. Vabbè. E tu mi stavi inseguendo? Non ti stavo inseguendo, stavamo facendo le stesse cose. Ti ho visto. Cioè, io non stavo facendo nulla di logico perché ho finito il task. Quindi. Sì, ma poi tutti non è detto che non siamo nessuno, però è più probabile che non siamo nessuno di noi. Siamo privati della sicurezza. Ma l'avrei riportato, se eri tu dietro di me, non ha senso. E infatti, dico, nessuno delle due, vabbè. Io posso assicurare il Gischianto, siamo buoni. Mister Beast, hai qualcosa da dire? Felpa Gialla è stato un sacco con me. Ma Mister Beast, hai qualcosa da dire? Nulla? Io vi osservo e vi... Non è che sei tu, Mister Beast. Stavo facendo le stesse cose, perché eravamo su fare il codice, eri accanto a me, e poi siamo scese. Qualcuno che ha preso sicuramente la botola. Io in realtà sto seguendo... Ecco, durante l'emergenza dove eravate? Questo bello scontro tra donne. Era durante l'emergenza... Dai, durante l'emergenza dove eravate? Grazie, Franz. Metà mappa, ho visto che c'era già gente, mi sembra Mr. Pit e Cischianto stavano disattivando quella in basso a sinistra, quasi allo spawn. Hai ragione, Felpa Gialla, ero proprio lì. Era un troll? No, non era. Ok, mi sembrava. Quindi Mr. Pit e Cischianto erano insieme? Sì, quindi... Voi due siete stavamo ballando la tarantella. E quindi è Felpa. Ragazzi, qualcuno deve volare fuori, perché se no che è Felpa Gialla. Io ve ne osservavo insieme. Come Felpa Gialla? Mister Vips, ma come fai a dire questa roba qua, Barbara? Cioè, tu vuoi buttare fuori Barbara? Io infatti non ho Felpa Gialla stava con me, non in Barbara. Ma allora che pensavano? Ma cosa dici? Chi stava insieme? Ma che cazzo te ne fa? Ma come Felpa Gialla? Stai detto siamo in tre? Ma io rimango incredulo. Ma io... Io ho votato Barbara, perché è uscito Vanessa? Ok, Felpa Gialla non c'è. Felpa Gialla non c'è. Fatemi aiutare la ragazza. Vanessa è qua con Barbara e Mr. Beast. Ecco Felpa Gialla che arriva. Ecco Vanessa. Che dove va? Dove va Vanessa? Allora, io ritornerei a esaminare bene la situazione prima che qualcun altro muoia. È sospetto questo call per... No, non è sospetto, non è sospetto, perché qui... Perché, ragazzi, cioè, allora, se tu vuoi giocare così, cioè, capisco quello che intendi dire, dici così almeno c'è la possibilità che i cattivi vincano. Però, c'era della confusione nel chiarimento fra Barbara e Vanessa, questo volevo capire, perché noi tre, quindi Mister Vista e Cischianto e Felpa Gialla, eravamo insieme.
No, noi eravamo su a fare il codice, poi siamo scesi insieme dal corridoio fino ad incontrare il siamo morti nel round di prima. È il round di prima, è morto Tiz ed eravate voi due. Pensavo che parlavate di confusione di prima. Okay. No, no, perché io ti dico che eravamo i maschi erano tutti insieme, le donne erano vicino a Tiz e quindi Tiz è morto, quindi Tiz è circondato dalle donne. Non è che eravamo vicino a Tiz. Però noi l'abbiamo trovato in casa. O uno dei nuovi maschi era, oppure uno di voi. Io opterrei per far volare qualcuno. Ma in realtà Hank, why you? Ma la mappa è grande. Allora, penso che uno l'abbiamo fatto fuori. E Omi, okay. Vabbè. Se no, quest'ora poteva esserci. Uno l'abbiamo fatto fuori. Secondo me conviene all'impostore buttare fuori uno. Anche secondo me. Ah. Bel pacciato. Però non lo so, non so, volevo uccidere. Ma io potevo uccidere benissimo Giscard anche perché Felpagialla era con noi. Ma era morbido. Se aspettiamo che io ce l'ho su Barbara e Vanessa, non c'è. Anch'io ho il dubbio su Barbara e Vanessa, perché aspettiamo le tante, le mappe insieme, è impossibile. O voi avete siete mossi, non lo so. Ma cioè voi siete stati tutto il turno prima insieme, tutto, no? 10 secondi. Vabbè, ormai si è scritto. Ah, vabbè. È stato bello vivere. È stato morente. Adesso Barbara o Vanessa ci sguzza. E io mi attacco. Io ragazzi. Andrea? Oh, aspetta, non sono mutato. Oh, vai. Andrea? Hank, aspetta. Dimmi. Sì, sono in live da te, sono morto da 20 minuti. Sì, lo so, è un meme, Hank. È un meme. Fammi imparare di nuovo. Io ragazzi, stacco, Andre, non è un meme dal momento che poi la gente viene a insultarmi. Buonanotte. Quando è chiaro che la gente, cioè che io sono nella tua chat, ma perché ho aperto 5-6 pagine assieme alla dashboard autore e poi le metto giù per poter giocare. Ma non sono mai finito nel tombino. Eh? Non sono mai stato nel tombino. Ma allora io ti dico, io ho visto aprirsi le porte e ho visto te saltare fuori. Poi non so se magari ho sbagliato io a guardare, in chat mi hanno confermato tutti che sembrava così. Magari che cazzo ne so, perché c'era il fumo. Io che cazzo ne so, la seconda volta che gioco a sta mappa. Però... Aspetta. Ok, è Vanessa, sicuramente. Vanessa, easy. Io eravamo io, Mr. Bizza e Giscanto. E quindi per forza Barbara è stato con noi in reattore, quindi sì. No, comunque, e quindi ha ammazzato il corpo davanti a me, io non me ne sono accorta. No, non è così. Allora io Barbara l'ho tenuto ad occhio tutto il tempo insieme, esatto, a Giscanto. Non avrebbe mai potuto questa mappa è oscena, non riesco. Mi aveva quasi convinto. No, ma non l'ho ammazzato in quel momento, l'avevo ammazzato 3 ore fa. Sì, ma è un po' la probabilità che riusciamo di nuovo io e lei il turno dopo. È un casino così. Ok. Ti giuro che non l'avevo proprio visto. Comunque, Mr. V, secondo me dovevamo rischiare prima. Ma in realtà. No, in realtà conveniva l'impostore. Abbiamo perso. Metti caso non fosse stata Vanessa, era Barbara. Però erano loro due, cioè. Raga, vado anche io. Dai, l'ultima. L'ultima, dai, Hank. Lo spegnerà alle 8, cazzo. Dai. Io alle 7. Ultima. Buonanotte. After. Ma c'è Hank, deve andare a vedere davanti alla scuola. Devo guardare Telegram. Va bene, esco anch'io, ragazzi. Va bene, non si può più fare niente. Ok. Salutiamo tutti. Omi, non ci sta niente da fare, devono andare. Buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti, grazie. Ragazzi, buonanotte. Ciao belli. È una live pre-Omi, diventa una live pre-Panetti. Rocco, grazie per l'host.